E buonasera, bentornati a un'altra puntata di speciale One TV. Questa sera vi portiamo a Caronno Pertusella. Siamo venuti all'apertura del Palio di Caronno. Abbiamo da raccontarvi come si vive il palio, come si vive nel corteo. Insomma, è stato qualcosa di emozionante anche per me. C'è competizione sportiva, ma la musica accompagnerà comunque questi 10 giorni che vedono le contrade di Caronno sfidarsi in giochi e in competizioni sportive per portare a casa poi il trofeo di campione, ma soprattutto per portarsi a casa la cosa più bella che può restare, l'amicizia. Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella, 37esima edizione del Palio di Caronno. Da dove nasce questo palio? Che cosa ci racconta quest'anno? È una storia che risale appunto a 37 anni fa, in cui diciamo che la comunità di Caronno Pertusella, organizzata in rione, ha cominciato a contendersi il palio, quindi gare sportive. Naturalmente 37 anni fa era un po' diversa da quella da adesso, il paese era diverso. E da allora si è portato avanti, appunto, la comunità parrocchiale ha portato avanti questa tradizione e quindi si è disputato queste gare, vari tipi sportive, e è il momento in cui la comunità si ritrova nell'allegria, momenti ricreativi, musicali, culturali, insomma, buona cucina, e quindi è un momento atteso nel nostro territorio, nel nostro comune. Insomma, bisogna solo gustarselo il palio, è un evento sportivo, una sfida sportiva, ma non solo, bisogna proprio gustarselo. Sì, certo, è l'occasione per stare insieme, per divertirsi, e ne abbiamo proprio bisogno. Dopo il Covid, insomma, questi hanno ripreso vita, diciamo, questi eventi sono attesi dalla popolazione, ben vengano, finché ci sono i volontari e poi che la danno vita, perché poi alla fine ci vogliono anche le persone che si impegnano per realizzare questi eventi. Don Franco, parroco di Caronno Pertusella, ci facciamo raccontare proprio da lui che cosa significa questo palio, cosa vuol dire? Il palio è un'esperienza di comunione, di fraternità, mette insieme le persone, le fa incontrare, le fa star bene insieme. È chiaro, anche in un contesto un po' di agonismo, ma sano, è quello che permette di tirar fuori, come dire, un po' di grinta e anche il meglio di sé, no? Però il fine ultimo è trovarsi insieme, è fare comunione, è fare festa insieme, è fare corpo, è fare comunità, e questo è bello, è uno dei valori appunto antichi che hanno dato origine al palio e che si perpetuano in questi anni. E bisogna guardare sempre al futuro, ovviamente, ma loro... perché io lascio la parola a loro adesso, perché il palio lo fanno loro, io faccio solo bella presenza più o meno, ma loro fanno la parte più faticosa, e dietro c'è un grande lavoro e la prospettiva è sempre quella per il nostro paese, per la fraternità e la comunione sempre più coesa, sempre più bella, sempre più forte. Quindi è una bella risorsa, grazie a voi che lo fate, insomma. Grazie. Raffaella, sì. Tu sei un'organizzatrice del palio. E del comitato organizzativo del palio. Quanto tempo ci vuole prepararlo e quanto impegno ci vuole? Tanto impegno. Diciamo che il palio è nel mese di giugno, noi già nel mese di settembre cominciamo a analizzare i risultati ottenuti, a pensare alle migliorie da apportare per l'anno successivo. Poi diciamo da settembre a dicembre ci troviamo un po' sporadicamente a raccogliere le idee. Poi da gennaio in avanti le riunioni cominciano a essere sempre più intense e fitte, raduniamo le idee, organizziamo i giochi, troviamo la forza lavoro, anche gli sponsor, perché è un bel lavoro trovare gli sponsor, perché partendo tutto dalla comunità, dalla parrocchia, ovviamente la parrocchia ricordiamo che vive di donazioni e quindi è grazie agli esercizi commerciali e anche allo sforzo dei cittadini e dei volontari che vive il palio, ci permette di
organizzare tanti giochi, acquistare il materiale e portare sempre delle innovazioni ogni anno. Quindi Luca, il palio si pensa durante l'anno, ma poi si porta a compimento nel mese di giugno. Esatto, sì, il palio inizia, come diceva Raffaella, inizia già a settembre l'organizzazione, ma sia del comitato che anche dei rioni. I rioni si trovano, organizzano, soprattutto per tenere insieme tutto il gruppo, tutta la parte proprio del rione, perché è quello che tiene vivo il palio. Quindi l'insieme, come diceva anche Don Franco, del fare comunità, quindi si vede il fare comunità sia già dal proprio rione. E poi questo fare comunità lo si porta in mezzo a tutta la popolazione. Qui si vede solo magari una piccola delegazione, poi ci sono tante persone che lavorano dietro, che organizza la parrocchia, gli enti, c'è tutta la parte di cucina, c'è un gran lavoro dietro che spesso non si vede, come in tutte le cose. Ecco. Fare il palio è una cosa che da noi si vive da tantissimi anni, ben 37, e appunto è tutto un insieme di concatenarsi di cose per dare gioia e comunità, come diceva il Don, questo sicuramente. Poi arriva il giorno dell'apertura, come oggi ci si guarda intorno, si vede tanta gente in piazza ed è già un successo in partenza. Beh, questo sicuramente, questo vuol dire che si è lavorato bene da settembre e soprattutto da 37 anni a questa parte, quindi questo sì. Allora andiamo a goderci il palio. Grazie a voi e buon palio a tutti. Poi l'apertura della 37esima edizione. Viviamo il palio da in mezzo alle contrade. Voi che contrada siete? San Pietro. Contrada San Pietro. Che cosa vuol dire per un caronese, per un contradaiolo, vivere il palio? 10 giorni di festa e di giochi e di stare insieme. Quindi sono 10 giorni particolari che poi si ricordano anche durante l'anno? Certo, sicuramente ci troviamo per Natale, ci si trova durante l'anno a mangiare insieme, a organizzare l'anno successivo e via così. Insomma, nel palio nascono anche, possono nascere delle anche belle amicizie. Sì, amicizie nascono profonde. E durano.
e duro, sono 40 anni che ci conosciamo. Insomma, stiamo... E ci siamo conosciuti per il palio. Vi stiamo raccontando il palio dal di dentro. Adesso raggiungiamo un'altra contrada e vediamo che atmosfera di festa si respira. Allora, sfruttiamo un attimo che siamo fermi. Siamo con la contrada del rione Sangrato. Sì. Cosa vuol dire vivere il palio in questa maniera? Niente, un momento di coesione, un momento di allegria e si fa quello che si può, senza un modo per sfagarsi. È un modo come un altro per svagarsi, ma sì, è un modo anche come un altro... conoscersi e condividere con le persone del quartiere una cosa bella, diciamo. Si condivide una parte di essere caronese? Sì, anche se io sono caronese di... non sono caronese di originale, adozione. Di adozione. Va bene, ti lasciamo divertire. Grazie. Allora, cosa significa vivere il palio da contradaiolo, quindi non solo da semplice spettatore? No, è un'emozione, poi soprattutto è un'appartenenza al nostro rione, dove noi ci sentiamo ormai appartenenti al 100%. Quindi è vero che è una sfida sportiva, ma c'è comunque un po' di orgoglio appartenere a un rione, certo, piuttosto che un altro. Certo, l'orgoglio c'è perché comunque da un po' di anni che siamo in questo rione e ci sentiamo appartenenti al 100%, quindi è proprio una questione anche di orgoglio. Va bene, allora ti possiamo altro che augurarti buon palio. Grazie mille. Rione San Rocco, così come è scritto sul cartello. E allora andiamo dai contradaioli del rione San Rocco, vediamo questo giovane, diversamente giovane. Insomma, è sempre un'emozione partecipare al palio da contradaioli. Sì, è sempre un'emozione anche perché il palio è nato per far giocare la gente, per attirare la gente fuori dal paese. Purtroppo noi come rione siamo un po' penalizzati perché abbiamo molta gente nuova nelle case nuove che sono nate e facciamo fatica a portarli fuori, però stiamo cercando, quei pochi cui siamo, di cercare di aiutare gli altri, cercando di coinvolgerli. Insomma, la missione che si dà alla contrada è quella del coinvolgimento per i prossimi anni al palio, in pali futuri. Certo, noi il nostro scopo è quello di partecipare per coinvolgere la gente, poi se arriviamo primi, secondi, terzi, quarti, non è quello l'importante. L'importante è trovare la gente, partecipare e farli giocare. L'importante è soprattutto divertirsi, divertirsi e poter raccontare un'esperienza bellissima. Certo, io sono mai tantissimi anni che partecipo, anche se c'ho una certa età, magari qualche gioco non lo faccio, lascio un po' più giovani, però mi piace partecipare e aiutare a trascinare i giovani. Ma come dicevo prima, noi siamo diversamente giovani e lo saremo sempre, dentro. Ma siamo, sì, dentro, anche se siamo diversamente giovani, poi cerchiamo di aiutare quelli più giovani a essere coinvolti in questa settimana di gioco, di tradizioni, esatto, di allegria. È proprio quello, perché sì, oltre al divertirsi, giocare, la parte ludica, è anche imparare una tradizione, una cultura di appartenere a questa città e alle sue tradizioni. Certo, e poi anche le persone che vengono nuove, cioè trascinare nel senso di conoscere anche altra gente, di conoscere le tradizioni di Caronno, come ieri sera c'è stata la processione e adesso stasera comincia il palio, nel senso di far vedere che anche come paese ci siamo, insomma. Eccola là. Un'altra, l'ultima contrada, il rione Madonnina, stanno arrivando e ritroviamo una nostra vecchia conoscenza di Speciale One TV, Paolo, sei del rione Madonnina, cosa vuol dire partecipare? Tu ne hai fatti tanti di pali. 37 pagli. Li hai fatti tutti? Tutti. Ti ho detto prima, sono partito nel giocare a pallone e continuo giocando a carte perché ormai l'età è quella che è. Ma noi, però, come dicevo prima, con un altro contradaiolo, noi siamo diversamente giovani e giovani dentro lo saremo sempre. Tu che li hai fatti tutti, alla fine di tutto, cosa lascia ogni singolo palio come esperienza, come bagaglio? La voglia di agonismo di noi, del paese, dei giovani, noi di Caronno, la voglia di... in questi 10 giorni noi siamo nemici, no? Però ti lascia quella voglia poi di trovarti la sera dopo il palio, mangiare insieme,
è bello questo. Allora, nemici no, avversari sì, ma poi si respira tanta amicizia. Sì, dopo ci si siede tutti al tavolo, tutti insieme, si mangia e si beve tutte le sere, ed è questo lo spirito bello del palio. L'agonismo durante le gare, ma l'amicizia dopo le gare, post gare, diciamo. Va bene Paolo, ti lasciamo al tuo palio e viva la Madonnina, e mi raccomando, forza e coraggio. Ok. Questi giorni siano giorni di competizione sana tra i rioni, siano giorni di fraternità e di festa, e siano giorni dove, mentre custodiamo una tradizione che viene dal passato, molto bella, annotavamo prima mentre camminavamo. In macchina questa sera alle 19 l'hanno portato. Il braciere è stato acceso. Seguirò la benedizione del palio e delle quattro bandiere. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza della tua benedizione su queste figlie e su questi figli che iniziano le manifestazioni del palio in onore di Santa Margherita, Vergine e Martire. Riempili del tuo Santo Spirito, perché ogni incontro li riveli fratelli e sorelle, e sempre più capaci di collaborazione nella tua comunità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quindi è ufficialmente iniziato il 37° palio di Santa Margherita.
Ritroviamo con piacere il presidente dell'Academy Parade Band, Ivano. Come dicevamo prima, non c'è palio senza musica e a Carovano Pertusella siete l'eccellenza musicale. Grazie mille, vi ringrazio tanto. È sempre bello partecipare nel proprio paese perché si porta sempre un pochino di allegria e come dice il sindaco, se non c'è la banda non c'è la festa. Allora, così come abbiamo visto che preparare un palio qui a Carovano c'è un impegno quasi di un anno, di tante persone che collaborano, lavorano e mettono a disposizione il loro tempo per regalarci poi questa grande festa. Anche la banda ha tante persone, c'è la preparazione musicale, le cadenze, le coreografie, le cadenze, insomma ci vuole un bel impegno. Certo, perché diciamo il nostro fiore all'occhiello appunto arricchire quello che è la parte musicale con le coreografie. È una disciplina che richiede molto impegno, però che ci ha dato tanti risultati. Infatti, se vedete, i componenti della nostra banda sono particolarmente giovani, ecco, ne abbiamo tanti dai 14 ai 20 anni. E il trucco è non farli scappare, cercare di tenerli sempre facendo cose belle, divertenti. E poi le soddisfazioni sono la cosa più impagabile che c'è. Sono il motore di quella che è la nostra soddisfazione. Non c'è altro che avere un pubblico attento che ci ascolta per darci la carica e continuare in questo bello sforzo. E allora insomma non ci resta che augurarvi anche a voi buon palio, vi aspettano 10 giorni di sport, di competizione, ma soprattutto di sana amicizia. Certo, grazie mille, e grazie a voi di essere venuti e a presto. Vi abbiamo portato insieme per strada a sfilare con i contradaioli, vi abbiamo portato in mezzo alla festa, vi abbiamo fatto vedere l'accensione del braciere che dava l'apertura a 10 giorni di sana competizione, di sport, di giochi ludici, ma soprattutto quello che abbiamo capito che saranno 10 giorni anche di sana amicizia. Il nostro tempo a disposizione finisce anche questa volta. A me non mi rimane che salutarvi, ringraziare Rachele che ha fatto il cameraman, che ha fatto tante riprese a marcia indietro e darvi appuntamento alla prossima puntata. Grazie e buona serata a tutti, alla prossima, ciao!